come a scuola. L'unico che è bravo, che è giustamente quello più serio, il professionista, è lui che la sa bene. Noi abbiamo bisogno di un supporto popolare. Di che stato qualcuno? No, è un orologio. Ce l'ho il nastro? No, prima che andava messo. Allora, uno, due, tre, prova. Pronto, sì, prova. Sì. Sì. Oh, beh, sì, no. C'ha passato. Prendi là. Sta dentro gli aiuti? Le solite robe, cicelle. Io sono Camilla del Circolo Arci 31 Settembre, vi ringrazio di essere qua e vi ringrazio soprattutto le persone che hanno reso possibile questo piccolo evento. Un evento che abbiamo intitolato Dalla Liberazione alla Costituzione, l'Italia ripudia la guerra, per ricordare non solo questa giornata, che è una giornata di liberazione e di gioia, ma anche per ricordare il percorso che ci ha portato ad approvare una carta costituzionale che mette nero su bianco un forte ripudio alla guerra. Dunque, oggi abbiamo preparato, insieme all'Accademia Buona della Pace, all'Arciprovinciale, all'Associazione Benetti e al Comitato dell'Arciprovinciale, questo evento che è di musica e di riflessione. Ci sarà diciamo una performance musicale a cura di Marco Rovelli e una piccola performance teatrale a cura della compagnia teatrale del 31 settembre. A seguire vi invitiamo a, ovviamente insomma ci sarà sempre spazio per gli interventi di coloro che vorranno dire qualcosa di riflessione o di insomma appunto di ritrovo. Questa vuole essere appunto una giornata soprattutto per ritrovarci, per ritrovare tutti quei principi che ci accomunano. Torno a ringraziare voi e soprattutto le persone che come oggi sono qua a realizzare questa iniziativa. Grazie. Ottobre del 44 nella città di Alba, ricordate Alba, nelle Langhe, i partigiani di Fenoglio, e lei si ricorda che vide i partigiani autonomi di Mauri entrare nella città e dice: ero sfollata ad Alba con la famiglia, mio papà era di Giustizia e Libertà e portava la stampa clandestina da Torino ad Alba. Nell'ottobre del 44 ho assistito all'ingresso dei partigiani in Piazza del Duomo ad Alba. Era una bambina curiosa e attenta e ricordo benissimo che si cantava Fischia il vento, ma anche una versione di Bella Ciao che faceva così. Una mattina mi sono alzata, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzata ed ho trovato l'invasor. Oh mamma, mamma, io vado ai monti. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh mamma, mamma, io vado ai monti a vendicare il mio amor. Il mio amor.
ciao il mio amore, me l'hanno ucciso perché era un partigiano. E là sui monti c'è un cimitero, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 là sui monti c'è un cimitero, il cimitero dei partigiani. Il cimitero dei partigiani. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 il cimitero dei partigiani morti per la libertà. Qualche anno fa facevo un recital al progetto fatto da un libro che ho scritto, si chiamava Eravamo come voi, raccontavo le storie dei partigiani, tanti partigiani che ho incontrato 10 anni fa, molti di loro non ci sono più. E cantavo questa canzone che ho scritto dedicandola ai partigiani e a noi i partigiani. Noi, la canzone si intitola Noi Chisciotte, Don Chisciotte ci insegna a andare sempre avanti armati all'orizzonte, lottando contro tutte le apparenze per instaurare nel mondo la bellezza di Dulcinea, non dando mai per scontata la libertà, perché la libertà è una parola vuota, è un concetto astratto se non c'è una pratica collettiva di liberazione, e in questo giorno occorre parlare di liberazione. La libertà non è quella di sfruttare il lavoro degli umani, la libertà di devastare il pianeta, la libertà è qualcosa che è una liberazione che si ottiene continuamente tutti insieme. Ma la libertà, mio caro Cervantes, che parola strana. Libertà perché? Libertà di chi? Libertà puttana. Sola libertà è inseguire un sogno senza padrone, e da quel che amo, da quello solo, dipenderò. In un tempo di astuti rapaci, in cui dei son banchiere e mercanti, io ritorno a montar ronzinante, e la lancia in resta è la mia libertà. Libertà di potersi dire io ti stringo la mano, anche se l'uomo è un lupo per l'uomo, se non c'è perdono per chi ama di più. Non ho mai smesso di lottare contro il mulinar del male, la sua libertà di macinare vento, incatenare, di spargere tempesta mentre il trono se la ride, perciò il cielo dei giganti io ritorno ad assaltare. Libertà, mio caro Cervantes, che parola strana. Libertà perché? Libertà di chi? Libertà puttana. Sola libertà è inseguire un sogno senza padrone, e da quel che amo, da quello solo, dipenderò. Quando il cuore ha sostanza, non c'è niente da fare, e un mattino di luglio partì a conquistare, mi scuoteva la vita il suo eroico furore, e la buona novella, Dulcinea è la più bella. Seminare visioni sulla terra come sale, ed affrettare il tempo che qualcosa al tempo avviene, che lo schiavo può spezzare con la spada le catene, perché libertà è godere delle rose e avere il pane. Un fuoco d'incendio bisogna immaginare, far luce dove il buio sembra straripare, perciò un Chisciotte torna ad impugnare la lancia con l'altro cavaliere di nome Sancho Pancia. Ma la libertà, mio caro Cervantes, che parola strana. Libertà perché? Libertà di chi? Libertà puttana.
sola libertà è inseguire un sogno senza padrone, e da quel che amo, da quello solo, dipenderò. Che per la libertà, solo per quella noi viviamo. Libertà è essere all'altezza dell'umano, perché lo so, lo credo, che qualcosa poi accadrà, e non scambieremo più il timore per libertà. Canzone che un amico cantautore che è morto quasi 3 anni e mezzo fa, si chiamava Claudio Lolli, molti di voi lo conosceranno, forse altri no. Ho scritto un libro, romanzo biografico sulla vita di Claudio, e lui quando aveva 18 anni, era il 68, non un anno a caso, scrisse una canzone che per scrivere una canzone così a 18 anni bisogna avere qualche talento. Che purtroppo questa canzone, nonostante abbia 50 anni, anzi di più, 52, anzi 54 quasi, è profondamente, tristemente attuale. Lo vediamo continuamente, lo abbiamo visto, ci sarebbero tanti episodi, no? Le sceneggiate sulla concessione della sala per il Ramadan, no? Le cose che sono state dette e scritte, che manifestano questo spirito meschino di una piccola borghesia incarognita, piccola borghesia prima di essere una determinazione di classe, è proprio una determinazione dello spirito, una condizione dello spirito umano, della paura, del rinserramento su se stessi, insomma, no? Della paura dell'incontro, dell'avidità, del mantenere, del tenere. E allora Claudio Lolli scrisse questa, purtroppo, immortale canzone. Vecchia piccola borghesia, per piccina che tu sia, non so dire se fai più rabbia, pena, schifo o malinconia. Sei contenta se un ladro muore, se si arresta una puttana, se la parrocchia del Sacro Cuore acquista una nuova campana. Sei soddisfatta dei danni altrui, ti tieni stretta ai denari tuoi, assillata dal gran tormento che un giorno se li riprenda il vento. E la domenica vestita a festa, con i capi famiglia in testa, ti raduni nelle tue chiese, in ogni città, in ogni paese, presti ascolto all'omelia, rinunciando all'osteria, così grigia, così per bene, che porti a spasso le tue catene. Per piccina che tu sia, non so dire se fai più rabbia, pena, schifo o malinconia. Godi quando gli anormali son trattati da criminali, chiuderesti in manicomio tutti gli zingari, gli intellettuali. Ami ordine e disciplina e adori la tua polizia, tranne quando deve indagare su un bilancio fallimentare. Sai rubare con discrezione,
una formula di poesia, vecchia piccola borghesia, per piccina che tu sia, non so dire se fai più rabbia, pena, schifo o malinconia. Non sopporti chi fa l'amore più di una volta alla settimana, chi lo fa per più di due ore, chi lo fa in maniera strana. Di disgrazie puoi averne tante, per esempio una figlia artista, oppure un figlio non commerciante, o peggio ancora uno comunista, sempre pronta a spettegolare in nome del civile rispetto, sempre lì fissa a scrutare un orizzonte che si ferma al tetto, sempre pronta a pestar le mani a chi arranca dentro una fossa, sempre pronta a leccar le ossa al più ricco e dai suoi cani. Vecchia piccola borghesia, vecchia gente di casa mia, per piccina che tu sia, il vento un giorno. E poi a un certo punto Claudio aggiunse: forse, perché non sembrano proprio il caso della vita, ma questo è il caso che noi continuiamo a essere di Don Chisciotte, che guardiamo all'orizzonte e continuiamo a crederci, siamo sempre qui e saremo ancora qui, quando tutto farà che il vento ti spazzerà via. Presidente dell'Arci Provinciale, di intervenire, di raggiungerci qua. Non la vedo, però c'era. Ok, sta arrivando. E niente, grazie Marco. Marco suonerà altri pezzi anche al termine di questo evento. E colgo ancora l'occasione per ringraziare anche le altre associazioni che hanno patrocinato questo evento, l'Ampi Provinciale, ora è arrivato anche lo standard dell'Ampi di Massa. E niente, ancora buona liberazione, grazie. Saluto tutti e tutti, sono... mi sentite? Ok, saluto tutti e tutti, sono qua a rappresentanza del Comitato Arci Massa Carrara. È una gioia essere qua. Vedere una situazione dove un'aggregazione spontanea che nasce dal basso, perché la memoria è nostra, la memoria è condivisa e deve essere una normalità il fatto di riuscire a ricreare spazi dove si continua a fare memoria. Stavo pensando mentre venivo qua, probabilmente ispirata dal fatto che c'è mia mamma oggi qua, stamani mattina, lei c'era quel giorno. C'era quando c'è stata la liberazione. Quindi mi collego in questo senso al senso di fare memoria. Quando io sono cresciuta, quando ero bambina, erano normali i racconti di resistenza. Era normale sentire mia madre che mi raccontava dell'infinita gioia provata quel giorno. Si sentiva felice. A questo punto mi viene da pensare a tutte le guerre che sono in questo momento presenti, sono 32. Ci viene chiesto di decidere se siamo da una parte o dall'altra per quello che riguarda l'Ucraina. No, noi siamo contro le guerre, siamo contro tutte le guerre, guerra alla guerra. Non accettiamo di essere schierati da una parte piuttosto che dall'altra e non ci stiamo a chi sventola il tema della resistenza per l'invio delle armi, non è accettabile. Non è accettabile neppure che vi siano delle persone che vengano catalogati profughi di serie A o di serie B. Anche questo è un'aberrazione inaccettabile. Stavo pensando, quando è esplosa questa guerra, è in Polonia. La Polonia immediatamente ha aperto le porte ai profughi e alle profughi che venivano dall'Ucraina. Un gesto sicuramente bellissimo, meraviglioso, spontaneo,
che ci riporta alle radici dell'umanità e ci riporta all'affermazione dei diritti praticata. Bene, la stessa Polonia, poco tempo prima, aveva costruito muri. Questo non è accettabile. Non ci possono essere profughi di serie A e profughi di serie B. Concludo dicendo, quando un'associazione viene da noi, viene da Arci, e ci chiede di diventare un circolo, un nostro circolo, ci chiede l'affiliazione, noi la prima cosa che diciamo è: siamo un'associazione antifascista, siamo un'associazione antirazzista, siamo contro ogni forma di discriminazione. Ci stai? Vi posso assicurare che non è semplice, nel senso, a noi viene naturale, ma non è così scontato che poi l'associazione che ha bussato alle nostre porte ritorni. Questa è la differenza fra essere associati a Arci o essere associati con le altre realtà che ci sono sul territorio nazionale, e noi la rivendichiamo con forza. Noi siamo antifascisti e antifasciste, e questo lo dobbiamo tenere sempre presente, con orgoglio. Buongiorno. Mamma, sta allegri quest'anno. Ma guarda che roba, io non lo so davvero come andrà a finire sta faccenda. Stai a vedere che ci tocca, prima o poi. Battaglioni della morte, battaglioni della vita. Non credo proprio. E vedrai. E cosa devo vedere? Non possiamo, per fortuna. E chi lo dice? Costituzione, articolo 11. Ah, beh. Ma state sereni. No, tanto noi di guerra non ne facciamo, no? Però facciamo entrare tutti, eh? Guerre o non guerre? Oh, ma ora anche basta, eh? Il 2023 è vicino, e se vince chi dico io, fuori dall'Europa e di nuovo confini e moneta sovrana! Ma non credo proprio che sia così semplice. Esisterebbero anche dei trattati internazionali, di quali noi siamo anche firmatari, eh? E meno male che c'è la nostra cara e antica Costituzione che ce lo consente, all'articolo 10. Sì, vabbè, però tutte queste manifestazioni per la pace, questi pacifisti, mi sembra che portino più acqua al mulino degli invasori piuttosto che alle popolazioni che stanno soffrendo. Anzi, se devo dirla veramente tutta, mi sembra piuttosto immorale che in questo momento ci siano manifestazioni contro l'invio di aiuti alle popolazioni che soffrono. Ma chi è che manifesta contro gli aiuti, scusi? Ma come chi? È l'Arci, è l'Ampi, è la 31 settembre, la CGL, l'Associazione Benedetta, buoni, la Cadena della lì, Pace, buoni. E tutti quei partitini di sinistra dello zero virgola, ma dai. Sta scherzando o sta parlando sul serio? Perché guardi che queste realtà stanno raccogliendo tonnellate d'aiuti per mandare alle popolazioni, e stanno anche partendo per portarle andando negli scenari di guerra, capisci o no? E ti pareva? Figurati se tutti i figli di papà, che non fanno un cazzo dalla mattina alla sera, si perdevano l'occasione di salire a bordo della Carola Rackete di turno su Sea-Watch, no? Giusto per farsi anche la crociera, per portarci qui altre risorse. No, stai sereno, che non ci vanno a prendere quelli che veramente in questo momento scappano dalle guerre. Ah, io comunque parlavo di aiuti militari, che il nostro Parlamento, con grande senso di responsabilità, ha votato compatto. Vede, quello che mi piace di voi è che siete... Sì, ce l'ho con lei, sì. Quello che mi piace di voi è che siete coerenti. Voi non fate distinzioni fra razza, sesso, religione, provenienza. Voi non fareste entrare nessuno. E di questo ve ne devo rendere merito, come dite? L'Italia agli italiani. Ma in ogni caso, in questo momento ci sono circa 30 guerre in giro sul nostro pianeta e altrettante situazioni di crisi che potrebbero sfociare in conflitti. E allora dobbiamo capire che la maggior parte delle persone che arrivano da noi scappano
dalla guerra, dalla fame. E quindi chi siamo noi per poter decidere chi può morire e chi no? Essere nati casualmente dalla fica nella parte giusta del mondo non ci dà questo diritto. Che volgarità, che volgarità! Secche rosse e volgari! Comunque anche basta con queste manifestazioni, eh! In un momento del genere bisogna vietare ogni assembramento in piazza! Ma fa il suo amico lì, il sovietico! Certo! Tutti compatti dietro le linee, altro che studenti, associazioni parrocchiali, com'era da 31 settembre, che poi manco esiste 31 settembre, vabbè! Tutti radical chic! Tutti buoni a fare i finocchi col culo degli altri, sì. E meno male che c'è l'articolo 17, il 18 e il 21 che ci tutelano la libertà di pensiero ed espressione. Perché vede, signore caro, sono proprio le manifestazioni del libero pensiero le prime ad essere vittime delle dittature. Non a caso, non a caso, sono state tutelate dai primi articoli inviolabili della Costituzione. Si ricordi bene, mio caro? Inviolabili, sì, eh? Sì, inviolabili, certo. Inviolabili, per modo di dire, perché fortunatamente la nostra Costituzione è stata arricchita, modificata con una componente ecologista importante che ha reso più attuale, più moderna, eh? La nostra Carta. Ma non mi ricordo quale articolo è. L'articolo 9. Esa tutte, eh? Certo. Sì, in effetti è stato utile mettere il punto esclamativo sulle tematiche ambientali, specie in una terra martoriata come la nostra, dove basta voltarsi verso le Apuane per rendersene conto. Ma tuttavia, questa modifica può rappresentare un tarlo che va a intaccare quella sacralità che ha avuto per le generazioni che si sono spese. Ma vabbè, questo sarebbe un discorso troppo complicato da fare giusto a un bar, ci vorrebbe la Corte Costituzionale e soprattutto con certe persone, direi. Sì, chiudiamo anche le cave, poi vengono a magnacca vostra i cavatori, sì. Basta questo cambiamento climatico, il cambiamento climatico, il buco nell'ozono, il riscaldamento globale, affusso il riscaldamento globale, no? Vi lamentate sempre che la corrente è alta, sì, che la bolletta della luce è alta, riscaldamento globale, non ci abbiamo più freddo, non c'è più una bolletta alta, e cosa vuoi di più dalla vita, no? Tornando a chi fa casino, no? In piazza, io mi chiedo, no? Ma i nostri cittadini avranno il sacrosanto diritto di arrivare puntuali sul posto di lavoro senza che qualche manifestazione li blocchi e li faccia arrivare tardi? Per non parlare poi anche dei nostri commercianti, ma le sembra normale che devono tenere le saracinesche chiuse perché sennò qualche figlio di papà magari gli spacca una vetrina, ma le sembra giusto a lei, ma guardi, se fosse per me, sì, io li prenderei tutti per un orecchio e li porterei nelle patrie galere. Gli insegnerei io l'educazione, sì. Sì, ma questo prima del 25 aprile del 45, perché mio caro signore, questo non è più possibile grazie ai nostri padri costituenti. Oh, ma Dio buono, ma articolo 13. Allora i nostri politici non hanno il diritto di impedire queste adunanze sediziose, secondo lei? No. Articolo 16. Mio caro signore, basta con manganelli e olio di ricino, almeno sulla carta, Comunque, calmi, Tornando a noi, io sono d'accordo che la pace ci deve essere, anzi, deve essere l'unico obiettivo che dobbiamo perseguire. Ma è anche vero che grazie alle armi che abbiamo inviato, abbiamo dato a quelle popolazioni la possibilità di difendersi e di arginare un'invasione che, a pensarci bene, poteva già arrivare adesso in Europa, nel nostro continente, e togliere sovranità ai nostri confini degli stati. E il precedente, credetemi, è inquietante. Perché dovremmo morire per Danzica? Nel momento in cui noi inviamo armi a un paese che non ha alcun accordo o trattato con noi in uno scenario bellico,
automaticamente siamo nella condizione di diventare anche noi belligeranti. No, ma non è proprio così, veramente non è proprio così. Perché eminenti costituzionalisti, vero, eminenti, hanno detto che l'invio di armi per aiutare i popoli che stanno in questo momento soffrendo, quindi armi in altri paesi, non è violazione del nostro dettato costituzionale. No. Ma ho sentito molte versioni che non mi convincono riguardo al fatto che il nostro articolo 11 non sia chiaro nel merito dell'invio degli armamenti. E non vi devo ricordare da dove usciva l'Italia e gli italiani dopo il 45, no? Ci fu una discussione in particolare su una parola, sulla sua scelta. E in un primo momento fu scelta la parola rinuncia. Ma questo non metteva d'accordo tutti, fino a che non fu ne scelto una che rendeva granitico l'intento e l'assoluta condanna a risolvere qualsiasi controversia tra nazioni, diversamente dalla via diplomatica, ed è ripudia. Zitti, che mo' arriva il pippone del radical chic che sa tutto lui, vai. Ma guardi che basta avere un cellulare per rendersene conto, aspetti un attimo. Allora, ripudia, un secondo che ho i miei tempi, anzi soprattutto non ci vedo. Ma che accusa, scusi lei? Eh? Che accusa? Che io potrei proporle o la Treccani o Wikipedia, preferisce? No, la Treccani va benissimo, azienda italiana, perfetta, seria, a me tutta sta roba inglese, wiki, proprio non... Allora mi dia un attimo di ripudia, se ci si legge, sì. Allora, perfetto, dunque ripudiare, rifiutare, ok? Non riconoscere come proprio qualcosa che è pur nostro o lo era fino a quel momento. Dichiarare di non volerlo più riconoscere come propria opera, quindi respingere decisamente. Questo c'è scritto sulla Treccani. Quindi, secondo lei, un popolo che subisce aggressioni, massacri, deve continuare a farsi massacrare senza poter reagire. Ah, bella questa filosofia della pace. Mi piace, mi piace. Assolutamente no. Il punto è che non va mai abbandonata la via della diplomazia e del dialogo. Troppe volte in passato abbiamo derogato al dettato dei nostri padri costituenti, come in Bosnia, in Kosovo, in Iraq, in Libia, in Afghanistan, in Siria e perfino adesso in Ucraina. Ora anche basta! Tutti insieme, Vedete il foglietto? L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Articolo 11. Riallacciandomi a quello che dicevano loro, io ho sempre avuto un orrore assoluto, come probabilmente tutti noi, per la guerra e per le aggressioni dovute all'imperialismo, no? Questa parola un po' stantia, abusata, ma estremamente comprensiva della realtà. E allora ho avuto l'orrore quando Bush invadeva l'Iraq, quando abbiamo bombardato Belgrado,
quando siamo tornati in Iraq con le menzogne di Blair e delle armi chimiche, l'Afghanistan e tutte le altre guerre più o meno imperialiste che non vediamo quotidianamente nel mondo. E provo lo stesso orrore assoluto quando un autocrate, per cui provo orrore in quanto autocrate come Putin, invade l'Ucraina. Perché provo orrore? Perché semplicemente ci sono persone, uomini, donne, bambini che sono esposte all'orrore e io mi identifico con loro. Noi sappiamo benissimo, evidentemente, che questa cosa viene usata dai servi della NATO, anche chi si dice di sinistra oggi è totalmente prono alla strategia di un'organizzazione militare che non ha più ragione di essere da almeno dal 91, quando è finita la politica dei blocchi della guerra fredda. La NATO doveva sciogliersi, la NATO invece si è espansa, queste cose le sappiamo bene, ma come diceva Vittorio Arrigoni, cantai l'anno scorso il 25 aprile qui una canzone che ho scritto per Vittorio, il suo motto era "Restiamo umani", e restare umani vuol dire sentire il dolore delle persone che soffrono e non schierarsi per gli imperialismi opposti, sempre però col dato di fatto che qua c'è un invasore che ha scatenato. E allora gli estremi sono i vari negazionismi, tocca sentire, no, quelli sono i massacri, ci sono gli attori che mettono in scena i massacri, esattamente come il Covid è stato messo in scena, no? La logica del complottismo va nella stessa direzione, non a caso molti Novax poi sono diventati filo Putin, ma su questo stendo un velo pietoso. Il punto che io ho sempre parteggiato per i disertori, ho sempre parteggiato per gli sbandati come erano sbandati i partigiani, cioè per le persone che si rifiutano di sottostare le logiche di potenza dei potenti. E allora vi canto per questo una canzone antimilitarista, la più bella canzone antimilitarista che abbiamo nel nostro patrimonio, di una strage assurda, in una strage inutile, come chiamò il Papa dell'epoca la Grande Guerra, la strage assurda di Gorizia. La mattina del 5 d'agosto si muovevano le truppe italiane per Gorizia, le terre lontane. E dolente ognun si partì sotto l'acqua che cadeva a rovesci, grandinavano le palle nemiche su quei monti, colline e gran valli. Si moriva dicendo così: o Gorizia, tu sei maledetta per ogni cuore che sente coscienza. Dolorosa ci fu la partenza e il ritorno per molti non fu. Ovi bianchi che voi ve ne state con le mogli sul letto di lana, schernitori di noi carne umana, questa guerra ci insegna
nella gioventù. O Gorizia, tu sei maledetta per ogni cuore che sente coscienza. Dolorosa ci fu la partenza e il ritorno per molti non fu. È proprio in quelle frontiere dell'est c'erano tanti profughi di serie B che nella fortezza Europa non sono mai stati lasciati entrare. Così come qualche anno prima, ricordate, nel 2016, Idomeni, che è diventato un simbolo della fortezza Europa, dove in Grecia, nel nord della Grecia, c'era un accampamento di migliaia di persone che sono restati lì per tantissimo tempo. È diventato il simbolo del muro dell'Europa, Idomeni. E avevo scritto questa canzone, vi canto due canzoni che ho scritto, che stanno nel mio ultimo album, si chiama Portami al confine, lo dico che ce l'ho anche, perché qualcuno mi dice anche tutte le volte, mi dice, ma perché non l'hai detto? Ecco, ve lo dico. Portami al confine è il titolo del disco, perché evidentemente ha a che fare con questo. E questa è una canzone, si chiama appunto Il muro di Idomeni. Risuona questa terra di un solo tremito che mi scuote, che mi confonde, trema la vista di un buio immenso che mi fa gridare contro il cielo, contro la terra, contro quel mare che si è scordato, lui così ingrato, di prendere anche me. Qui solo muri, muri e dei pensieri neri che non mi parlano e mi dicono che sono un niente, che tutta questa gente è solo un sacco vuoto di carne, fiato, respirato troppo prima di resistere a questa nera marea di terra ferma, troppo ferma, come un legno che è inchiodato a un filo spinato, divide la vita a metà. Un pezzo di tenda, un pezzo di pane, un pezzo di sangue, un pezzo di fame, un pezzo di vento, un pezzo di nome, muto se ne sta. Qui solo spazio vuoto e viver come un topo che è la cavia dell'esperimento di un'umanità che di vita nulla sa, perché ha il nulla che è, non si guarda più allo specchio perché nulla vede. Vedere una sirena che fa luce nel mare, la fiaba per il bimbo, tornare a respirare, sognare una sirena, seguirla per un poco e rivedere casa, è vero oppure un gioco. Lai 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 lai. La liberazione che stiamo ricordando fu una triplice guerra, come sappiamo dai tempi di Pavone, insomma, no? È una guerra di liberazione, una guerra civile, è una guerra di classe, una guerra che si proponeva di instaurare un nuovo tipo di società giusta, oltre che libera, giusta e libera, perché non c'è libertà senza giustizia. E allora la liberazione del lavoro è un compito, e anche dal lavoro, è un compito che incessantemente ci si pone. E allora ho, come qualcuno di voi sa, insomma, ho cantato a lungo canti della liberazione del lavoro tradizionali, e allora ho detto provo a raccontare con una canzone quello che è lo sfruttamento del lavoro oggi. Questa canzone si intitola Tempo rubato, che il lavoro e lo sfruttamento del lavoro sia tempo rubato non è una grande novità, è il senso stesso del capitale di Karl Marx, voglio dire. Però le forme dello sfruttamento del lavoro cambiano.
cambiano completamente. Allora, se il sole mi concede di vedere questo che non vedo, perché un po' un'età, ecco, che non mi fa ricordare a memoria le cose, ma sono in buona compagnia, perché anche De André, Fossati, loro durante i concerti avevano sempre anche loro il loro leggio dove leggevano i testi delle, loro, delle proprie canzoni, Vecchioni e quanti altri, quindi questo mi fa sentire meglio, quindi non mi fa sentire troppo colpevole. Sui manubri di operai a pedale, la pizza da portare e l'algoritmo che fa male, che ti morde anche la notte quando dormi, quando sogni e ti trovi a pedalare ancora e i tuoi bisogni li hai dimenticati sulla tua porta d'ingresso, domani tanto un altro giorno o sempre lo stesso. Mani su tastiera e l'usura nelle dita, arrivare a fine mese è un'impresa con la tua partita IVA, con il tempo che non basta, che non pare cosa viva, ma un sepolcro di lavoro che si mangia la tua vita, che si inghiotte i desideri, che formatta l'avvenire, ma il futuro in questo tempo è una cosa da non dire, l'avvenire che una volta arrivava con il sole, ma un tempo tutto buio si inghiottito le parole, quelle che consegna un tempo liberato e lento, e non resta che cantar senza dir niente, ma potresti voler tutto, una scelta e una forza, un canto comune, un altro tempo che ti aspetta, ma potresti voler tutto, una scelta e una forza, un canto comune, un altro tempo che ti aspetta. Cattiva sorte è un dono che gli dei del capitale fanno a chi ha le mani bianche e sa che non è uguale a chi ha le mani troppo nere, che stringono le sbarre di una gabbia mentre il tempo se ne scorre come sabbia e scivola nel mare che forse hai traversato, ma forse ti conviene aver dimenticato tutto, quasi niente, forse niente, meglio niente, che questo niente è del tutto uguale, a trapiantarsi un cuore per smetter di star male, ad aspettare l'alba per cantare. Questa volta voglio tutto, una scelta ed una forza, un campo comune, un altro tempo che mi aspetta. Questa volta voglio tutto, una scelta ed una forza, un campo comune, un altro tempo che mi aspetta. Il fuoco che sprigiona un tempo nuovo, la festa che diviene, il tempo che rinasce e mi appartiene. Un grappolo di suoni senza fine che si eleva al cielo, perché nostra è la forza, perché nostro è il coraggio, perché nostra è la gioia. Questa volta voglio tutto, una scelta e una forza, un canto comune, un altro tempo che ti aspetta. Questa volta voglio tutto, una scelta e una forza, un canto comune, un altro tempo che mi aspetta. So
bimbo